Cominciamo dall'autunno del 1918. Grande guerra è finita, l'impero tedesco non c'è più. A Berlino viene proclamata la Repubblica in un clima di grande tensione sociale. La vecchia Germania degli Hohenzollern, guidata dai generali Hindenburg e Ludendorff, cominciò a crollare nell'estate del 1918, quando l'esercito iniziò a sfaldarsi, lo sgomento e la certezza della sconfitta a diffondersi tra la popolazione e le forze di sinistra, la socialdemocrazia maggioritaria, i socialisti indipendenti e i comunisti della Lega Spartachista a chiedere la pace. Il 9 novembre Guglielmo II abdica. La situazione è rivoluzionaria. Friedrich Ebert, leader della socialdemocrazia maggioritaria, diventa capo del Consiglio dei commissari del popolo, cioè del governo. Il giorno dopo, a Berlino, viene proclamata la Repubblica, che porrà la sua capitale a Weimar. Ma la Repubblica di Ebert e Scheidemann nasce nel sangue. Minacciata dall'anarchia e dal caos, incapace di ripristinare qualche forma di ordine pubblico, ossessionata dallo spettro del bolscevismo, punta subito le armi contro una parte di quelli che l'avevano voluta, contro la classe operaia berlinese in rivolta e contro gli spartachisti. Per fronteggiare la rivolta di un reparto della marina appoggiato dalla popolazione civile, Ebert si allea con gli ufficiali del vecchio esercito imperiale contro i consigli dei soldati. Ordina alle truppe di entrare in città e dà il via alla drastica repressione nota come il Natale di sangue. Ma l'ordine non torna, la pace non si ristabilisce. Il 31 dicembre gli spartachisti danno vita alla Kommunistische Partei Deutschlands, partito comunista tedesco, che nonostante il giudizio di uno dei suoi leader maggiori, Rosa Luxemburg, ritiene la situazione matura per la rivoluzione. Si scandisce uno slogan: il potere è nelle strade. Infatti le strade sono in tumulto. Si costruiscono le barricate, si scavano trincee, ci si prepara allo scontro diretto. Ma in realtà il potere è soprattutto altrove. Il 5 gennaio 1919 il Consiglio dei commissari del popolo depone il capo della polizia berlinese, noto esponente di sinistra. La classe operaia torna nelle strade di Berlino, sotto la guida incerta degli spartachisti e dei socialisti indipendenti, in una posizione di sostanziale debolezza. La debolezza consente una repressione esemplare. Noske, nuovo membro del Consiglio, dirà: qualcuno deve fare il boia, io non mi tiro indietro, e manterrà la parola. Con l'aiuto delle truppe fedeli e dei neocostituiti Freikorps, corpi franchi arruolati tra le ampie fasce di popolazione nostalgica del vecchio ordine, riuscirà a spezzare l'ondata rivoluzionaria, a tornare padrone della situazione e forse a stroncare per sempre la rivoluzione tedesca. Comincia la caccia al comunista. Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg vengono assassinati. Gli assassini verranno coperti e poi assolti. La classe operaia è ormai definitivamente divisa. Il paese è sgomento, stordito e incerto sul suo futuro. Allora, inoltriamoci dentro questo percorso nella Repubblica di Weimar e arriviamo al 19 gennaio 1919. Sono passati 5 giorni dall'assassinio dei leader spartachisti, si svolgono le prime elezioni repubblicane della storia della Germania. 19 gennaio 1919. Le prime elezioni per la Repubblica tedesca registrano un'altissima affluenza. Anche se il risultato non premia i socialdemocratici come speravano, l'SPD è il partito che riceve maggiori consensi, seguito dal Zentrum cattolico, dal Partito Democratico
e dal Partito Popolare Tedesco, che riunisce i vari segmenti dei conservatori. Socialdemocratici, Centro Cattolico e Partito Democratico costituiscono il 77% dell'elettorato. Sono le forze che daranno vita alla cosiddetta coalizione di Weimar, città della Turingia, dove il 6 febbraio viene convocata la prima assemblea nazionale. A Weimar, dunque, e non a Berlino, ancora troppo insicura e percorsa da tensioni e tumulti, è legata alla Costituzione della Repubblica, che da allora prende il nome di Weimar. Nella città di Goethe e Schiller, l'11 febbraio, il nuovo Parlamento elegge il socialdemocratico Friedrich Ebert, presidente provvisorio della Repubblica. Tra i compiti più urgenti del primo Parlamento repubblicano c'è il varo della nuova Carta Costituzionale. La Costituzione di Weimar, considerata tra le migliori mai concepite, prevede il suffragio universale maschile e femminile, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e la responsabilità del governo di fronte al Parlamento. In realtà, alcuni punti fondamentali della Costituzione di Weimar, tra i quali il principio della pariteticità tra capitale e lavoro, resteranno lettera morta. Lo stesso federalismo susciterà non pochi contrasti tra i vari stati tedeschi e il Reich. Ma è l'articolo 48 il punto più delicato e discusso. Esso infatti prevede che quando la sicurezza dello Stato sia posta in pericolo, il Presidente abbia facoltà di prendere provvedimenti d'emergenza con valore di legge. In sostanza si tratta di un'estensione delle prerogative del Capo dello Stato verso un uso anticostituzionale e antidemocratico. La Costituzione di Weimar entra in vigore l'11 agosto 1919. Un grande passo avanti in una situazione complessiva che resta drammatica su tutti i fronti, a partire dalle pesantissime decisioni che si prendono a Versailles, che condannano la Germania a gravi perdite territoriali e al pagamento di riparazioni esorbitanti. Il contesto in cui la Repubblica di Weimar comincia il suo cammino è in realtà drammaticamente difficile. Vediamo. Nello stesso anno 1919 la situazione economica si fa catastrofica. Mezzo milione di reduci invalidi trovano un paese diroccato, devastato dalla disoccupazione, terremotato dall'incertezza, affamato. La fame è un flagello quotidiano. La gente fuga nelle pattumiere, negli immondezzai. Si dedica a un accattonaggio privo di ragionevoli speranze. Impara sulla sua pelle la futura massima brichtiana, prima la pancia, poi la virtù. Il marco è già precipitato a un quinto del suo valore anteguerra. Per un popolo allevato nello spirito bismarchiano guglielmino dell'ordine assoluto, dell'efficienza e dell'autorità, quella è la democrazia. Una pace rovinosa, l'ingiustizia più evidente. Nasce allora la leggenda del Dolchstoß, del colpo di pugnale alle spalle della nazione e del popolo, ad opera dei socialisti e dei comunisti. La diffondono con zelo gli stessi responsabili della sconfitta, i generali Hindenburg e Ludendorff, quegli stessi che nell'ottobre del 18 avevano per primi chiesto l'armistizio. La raccoglie la piccola borghesia disorientata e soprattutto la destra burocratica e militare. Un oscuro personaggio, Wolfgang Kapp, col sostegno degli alti ranghi dell'esercito, dichiara decaduto il governo e chiede lo scioglimento del Parlamento. Il paese è paralizzato. Ma ai puccisti risponde la reazione operaia e il colpo fallisce. Le elezioni del giugno 1920 premieranno i partiti dell'estrema sinistra e dell'estrema destra. La massa operaia che ha sconfitto Kapp chiede un governo di soli socialisti appoggiato dai comunisti. Ma la sinistra è divisa, lo spazio per le manovre reazionarie e le spedizioni punitive aperto. A partire dal 1921 la situazione economica non fa che peggiorare. Il 3 febbraio 1923 un uovo costava 300 marchi, l'8 agosto 30.000 marchi. La Repubblica aveva così conosciuto anche l'apocalisse valutaria. Il volto sfigurato, offeso, isterico, corrotto della nuova Germania. Un volto incapace persino di ricordare l'armonia promessa dalla fine della guerra e dalla rivoluzione, un volto come già condannato,
è trascritto con ironico cinismo nei disegni e negli acquarelli del periodo post-dadaista di George Grotz. Vediamo cosa accade, perché la Germania di Weimar, dopo aver toccato il fondo, comincia a risalire dopo il 24. Ad aiutarla sono soprattutto gli aiuti degli Stati Uniti d'America e l'abilità di uno dei suoi maggiori leader, Gustav Stresemann. Dopo 5 terribili anni, il 1924 segna per la Repubblica di Weimar l'inizio della ripresa politica ed economica. La recuperata stabilità del marco e la crescita della produzione rafforzano il regime che le elezioni del dicembre 1924 consolidano sul piano politico con la sconfitta delle estreme e l'affermazione della coalizione di centro. Alla stabilizzazione tedesca ha contribuito in modo sostanziale il prestito di 800 milioni di marchi oro previsto dal piano del finanziere americano Dawes, che consente alla Germania il pagamento delle riparazioni alla Francia secondo criteri e scadenze meno pressanti. In 5 anni l'economia tedesca cresce senza soste e nel 1929, alla vigilia della crisi, supera del 15% il livello del 1913. Intanto, dopo la morte del presidente della Repubblica, il socialdemocratico Ebert, a succedergli è il vecchio maresciallo Hindenburg, strettamente legato al nazionalismo tedesco e ad ambienti sempre pronti a sostituire alla democrazia parlamentare un regime autoritario. Ma l'uomo più rappresentativo di questa fase è il leader dei conservatori, Gustav Stresemann. È la sua politica intelligente e accorta, in primo luogo, sulla spinosa questione delle riparazioni, a produrre effetti positivi. Per Stresemann si tratta di uscire dalla logica del diktat e accettare una parziale applicazione dei trattati di pace, negoziando di volta in volta concessioni. Ma è sul piano diplomatico che la politica di Gustav Stresemann coglie i successi più significativi. Nel 1925, con la partecipazione alla conferenza internazionale di Locarno, la Germania rientra ufficialmente nel concerto delle grandi nazioni. L'anno successivo, l'ingresso nella Società delle Nazioni completa il disegno diplomatico di Stresemann. Nella primavera del 28, la Repubblica di Weimar sembra consolidata. L'isolamento è finito. L'economia è in ripresa. Le coalizioni di governo più stabili. Ma le insidie, politiche e sociali, per quanto attenuate, restano riunite in una gigantesca ombra che si allunga sui fragili equilibri di Weimar. Stresemann, il grande tessitore della rinascita tedesca, muore nel 1929, l'anno che segna l'inizio della fine. Quindi per più di 4 anni, dal 24 all'estate del 29, appunto, abbiamo visto la Repubblica di Weimar che procede lungo un cammino di stabilità e anche di ricchezza. Ma proprio questa stessa America che aiuta in realtà la Germania a rinascere è quella che poi sarà la base della sua crisi, perché arriva il crollo di Wall Street e la crisi investe di nuovo la Germania. Vediamo. La crisi che scoppia negli Stati Uniti nell'ottobre del 1929 è all'origine dell'agonia della Repubblica di Weimar. In Germania i riflessi del crollo di Wall Street cominciano a manifestarsi drammaticamente a partire dal 1931, con il ritiro dei capitali americani. In breve si diffonde il panico. I prelievi nelle banche e nelle casse di risparmio tra il giugno e il luglio del 1931 ammontano a 2 miliardi di marchi. Le banche tedesche, pericolosamente vicine al crack, sono poste sotto tutela dal governo Brüning. Salari e prezzi vengono abbassati del 10%. Con la crisi delle esportazioni, la produzione precipita. I disoccupati all'inizio del 1932 sono oltre 6 milioni, a cui si aggiungono altri milioni di lavoratori temporanei. Una situazione di grande tensione e smarrimento che finisce per ingrossare le fila delle forze politiche che intendono sfruttare il malcontento popolare, primo fra tutti il Partito Nazionalsocialista. La crisi del 29 determina effetti negativi anche sulla politica estera.
Il piano Yang, destinato a sostituire il piano Dofs per facilitare il pagamento delle riparazioni tedesche, subisce un brusco stop. Ma il declino della Repubblica si avverte soprattutto nell'ambito della politica interna. Dal giugno 1928 è al governo una grande coalizione, presieduta dal socialista Müller, che si trova a fare i conti con la crisi economica e una violenta campagna nazionalista che si oppone al piano Yang. Müller si dimette il 27 marzo 1930. Qualche mese dopo le elezioni politiche registrano un record di partecipazione e la caduta rovinosa dei partiti di Weimar. Anche se i cattolici del Zentrum e la SPD continuano ad avere una presenza rilevante, è chiaro che dovranno fare i conti con una forza che sembra inarrestabile. Il nazionalsocialismo, che con quasi 6 milioni e mezzo di voti conquista 107 seggi al Reichstag. Anche i comunisti del KPD vedono aumentare consensi e seggi. Nel gioco delle maggioranze possibili, alla fine i socialdemocratici decidono di appoggiare il governo Brüning, un vero e proprio governo del presidente, preferibile ad una svolta autoritaria che incombe sempre più minacciosa. Il quadro resta instabile mentre ci si avvicina all'elezione per il Presidente della Repubblica, che segna la riconferma, anche se dopo due turni, dell'85enne maresciallo Hindenburg. Ma il vero trionfatore è Hitler, che tra un turno e l'altro ha ottenuto 2 milioni di voti in più. La sofferta elezione di Hindenburg costringe Brüning a farsi da parte. Per Weimar è cominciato il conto alla rovescia. Il 30 gennaio del 1933 Adolf Hitler diventa cancelliere del Reich. 2 mesi dopo, con l'appoggio dei conservatori, Hitler ottiene i pieni poteri. Nel frattempo i comunisti del KPD, indicati come responsabili dell'incendio di Reichstag, sono apertamente perseguitati. Ancora qualche settimana e si scioglie ogni opposizione al nazismo. Dopo 15 anni, la Repubblica di Weimar, e con essa la democrazia e la libertà, si dissolve nella più cupa e tragica notte del XX secolo. Abbiamo iniziato il nostro viaggio nella Repubblica di Weimar con Albert Einstein, una delle figure più rappresentative del fermento di quegli anni, uno dei primi a pagare per la fine della Repubblica. Il 30 gennaio 1933 Hitler è cancelliere della Germania. In febbraio Einstein, che è in viaggio negli Stati Uniti, decide di non tornare, spaventato dalla piega autoritaria antisemita che la Germania sta prendendo. Il 27 dello stesso mese va a fuoco il Reichstag e il 10 maggio bruciano i libri di tanti scrittori, artisti e intellettuali. Perché per i nazisti quella di Weimar è una cultura degenerata. Ora vediamo i risultati di una stagione che non era degenerata e che invece ha dato al mondo capolavori in tutti i campi. A domani. Un'imponente fioritura culturale, intellettuale e artistica accompagna gli anni di Weimar, vero e proprio laboratorio di teorie e linguaggi, fucina di pensiero e di sperimentazioni. E insieme luogo di tensioni e contraddizioni, dove la luce convive con l'ombra, da quelle più vicine ad altre che proprio l'arte sembra preannunciare nel loro incedere inesorabile. La stagione culturale di Weimar si apre all'insegna della riconquista del rigore e della logica contro l'irrazionalismo della politica che ha condotto la Germania alla catastrofe della guerra. E il primo segno di questo programma si manifesta nel 1919 proprio a Weimar, con la creazione della scuola della Bauhaus, diretta da Walter Gropius, a cui collaborano tra gli altri Kandinsky e Klee. Il Bauhaus, vera scuola democratica, mira a conciliare in un unico contesto arte, artigianato e industria, nella prospettiva di una costruzione urbanistica e sociale che ha nella razionalità e nella funzionalità il proprio principio cardine. Conciliazione sembra essere la parola chiave nei primi anni di Weimar, tra spirito e ragione e tra imprenditori e operai, come avviene tra Freder e Maria in Metropolis di Fritz Lang, capolavoro della stagione weimariana. Ma non mancano nel cinema, come nell'arte figurativa,
le tendenze di segno opposto, quelle che richiamano le forze più oscure e profonde dell'individuo, come della società, il diabolico, il mostruoso e ogni sorta di macchina infernale. L'eterna lotta tra il bene e il male, tra sapere e potere, che proprio il più illustre concittadino di Weimar, Goethe, ha raccontato nelle memorabili pagine del Faust. Ma è Berlino il vero centro del laboratorio di Weimar, cuore artistico e culturale in cui classico e avanguardia si ritrovano a stretto contatto. La Berlino delle mode americane, dei cabaret e del teatro di Bertolt Brecht, di una ritrovata gioia di vivere che sembra consapevole però della propria breve durata. Dal 1933, anno dell'avvento di Hitler al potere, registi, attori, artisti, scrittori, scienziati cominciano a lasciare la Germania. Un triste esodo che lascia la Germania in balia dei peggiori istinti. Ma perché, ci si chiede ancora, questo straordinario fermento culturale e intellettuale è rimasto in larga misura indifferente e talvolta complice di chi avrebbe chiuso la scuola del Bauhaus, il Parlamento, e poi fatto un rogo di libri?